domenica arriva di comando. Le novità. Peggio per loro. noi giochiamo per vincere, per fare la differenza. Daniele, intanto è iniziata questa nuova avventura insieme a Claudio Tonini, proprio a testimonianza che siete amici dentro e fuori dal campo. Sì, noi oramai siamo una coppia di fatto, come usa oggi. No, ci stiamo trovando benissimo, l'intento è il solito, quindi è importante avere gli obiettivi insieme, comuni, e remare per la stessa strada. Ci stiamo trovando benissimo, la squadra ci segue, stiamo facendo un ottimo lavoro, un'equipe ottima, quindi siamo contenti. Infatti i risultati si commentano da soli? Sì, certo, chiaramente a noi ci interessa più la prestazione del risultato, poi se viene il risultato, come ha detto Claudio, ben venga. In questo momento abbiamo abbinato sia la prestazione, soprattutto una prestazione di squadra, che i risultati, quindi per noi è il massimo. Noi, come Claudio spiegava prima, cerchiamo di formare dei giocatori pensanti, quindi che sappiano quello che devono fare, quello che fanno, che abbiano coraggio di provare, di fare le cose, e non soldatini che non schematici, che poi tolti da questo sistema magari non trovano sbocchi nel calcio. Questi qui devono diventare giocatori pensanti e poi andranno da sé per la sua strada. Certo, poi immagino che proprio per l'amicizia che vi lega il vostro confronto è continuo, 7 giorni su 7. Sì, noi ci sentiamo quotidianamente su tutte le piccolezze, cerchiamo di limare tutti i piccoli difetti insieme, magari quello che non vede lui vedo io o viceversa, e ci confrontiamo di continuo e ci parliamo sempre. Anche perché voi siete due allenatori che normalmente avete abituato un po' tutte le società dove siete stati, che siete partiti con il gruppo e siete arrivati con lo stesso numero, insomma, partite con un numero e arrivate con lo stesso numero. Certo, certo, anche quello è un obiettivo importante, non perdere i ragazzi. Penso che la cosa più fallimentare per un allenatore è perdere i giocatori, ecco, specialmente nel settore giovanile. Per concludere, domenica arriva il di comando, le novità. Peggio per loro. noi giochiamo per vincere, per fare la prestazione. Poi facendo la prestazione. Grazie, buon